Buonasera signori e signori e benvenuti alla terza edizione del premio musicale Giuseppe Dell'Orefice. Quella che avete appena ascoltato è la marcia sinfonica a tubo del maestro Ernesto Paolo Abate, eseguita dalla banda del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Il sindaco e l'amministrazione comunale vi ringraziano per la partecipazione e vi augurano un buono spettacolo. La banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco viene formalmente istituita nel 1995. In precedenza, dal 1939, disponeva di una fanfara che accompagnava le cerimonie di giuramento degli allievi. Composta da 70 esecutori, tutti provenienti dai più famosi conservatori di musica italiani, partecipa con stile e bravura alle celebrazioni pubbliche più importanti. L'elevato livello artistico raggiunto negli ultimi anni contribuisce a diffondere l'immagine del corpo e a rappresentarlo degnamente in occasione di manifestazioni pubbliche, sfilate, concerti, riscuotendo un unanime apprezzamento dalla critica ed un grande successo di pubblico. La banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è diretta dal maestro direttore Donato Di Martile. È del noto compositore dell'Ottocento Franz von Schuppen, che compone nel 1846 l'ouverture del Poeta e Contadino. Operetta in tre atti, ambientata in un villaggio dell'Alta Baviera, narra delle vicende di un poeta in preda ad una delusione amorosa, che cerca consolazione con la graziosa contadinella figlia del suo albergatore. Il rapporto tra i due viene ostacolato dal padre a causa della loro differenza di ceto sociale. Flicorno tenore solista, Luana Di Nardo. Thank you.
The Symphonic Gershwin, magistralmente arrangiato da Warren Barker, mette in risalto i grandi successi del musicista americano. Tra i suoi brani ascolteremo Un americano a Parigi, Rapsodia in blu, Cugano Verture.